Benvenuti e bentornati su Hogwarts Legacy, eccoci qua con un altro episodio. Siamo ritornati al castello dopo aver visitato Hogsmeade e aver affrontato un troll con armatura. Molto figa è stata la questione lì. Ci siamo appena svegliati, quindi è mattino. Dobbiamo parlare con il professor Fig. Quindi, piano piano, guardandoci intorno. Io andrei a parlare col professore, va, vedere cosa ci vorrebbe Piacere dire. rivederti, mio giovane amico. Salve, salve. Ma io potrei entrare anche negli altri dormitori? A quanto pare. Vuoi dare anche una spippolata un po' in giro, voglio vedere, voglio curiosare. Sono troppo curioso di vederla un po' tutta questa scuola. Ok, mamma mia che bella sta sala comune, mi piace un sacco, è troppo bella. Tutte le piante, ah, bellissimo. Questo cosa sarebbe? Si può? Forziere della casa, posiziona. Boh, ancora non possiamo fare niente. Vedremo più avanti. Facciamo girare mappamondi. Mamma mia, che figata. Facciamo colazione. Salve, possiamo mangiare un muffin? Minchia, più grande. Oh, porca troia, che paura. Perché? Non possiamo salire? Vediamo. Ma non sul cactus, Cazius. Di culo sul cactus? No. Che dolore. A quanto pare non possiamo salire. E perché questa? Di qua si può o ci risputa giù? E niente, non ci vogliono far salire al secondo piano. Va bene. Lo scopriremo più avanti, si spera. Che usciamo. Andiamo subito a parlare col professore nel mentre guardiamo un po' in giro, vediamo cosa ci può essere di interessante. Questo l'avevamo già fatto. Ci dà un forziere più su? Probabilmente. Probabilmente Come dico sì. sempre, viaggiare apre la mente. Concordo in pieno. Concordo in pieno. Che cos'è? Perché? Ah, boh. Non capisco. Boh. Sarà un enigma? Aspettate che voglio vedere se riesco a trovare questo benedetto forziere che nella minimappa me lo dà. Quindi rivela. Non si può aprire, ok. Quindi? Revelio. Con questo? Boh, mica ho capito. Con questo forse ci serve Alomora. Queste cosa sono? Le clessidre per i punti? Se non sbaglio, sì, mi sembra di sì. Oh, che belle, mamma mia, che figata. Bellissime. Va bene. Andiamo di qua. Permesso, scusate. Prendila.
No, così. Ok. Che statua imponente. Ok. Vediamo un po'. Fa qualcosa sta statua, perché è selezionata. Reparo. Forse reparo. Le biote. Aha, vedi? Ah, ok, quindi ci sono dei piccoli segreti anche per le pagine. Qua vedo Revelio. Che c'è possibilità di far revelio. Bello lo stemma. Stemma di Hogwarts, pagina della guida. Lo stemma araldico di Hogwarts, raffigurante un leone, un serpente, un'aquila e un tasso. Rappresenta le case e reca il motto della scuola, ovvero non stuzzicare il drago che morde. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Molto molto bello, mamma mia. Devo uscire, ok. Bello. Il cortile. Si fanno magie nel mentre. Allora. Wow. Che figata, mamma mia. Mi affascinano. Sono creature molto importanti per il mondo magico. Immagina quanto dovremmo camminare se non ci fossero loro a consegnare la porta. Sblocchiamo un'altra fiamma della metropolvere. E già, cara, e già. Questi? Oddio. Che è successo? Ho sentito un urlo, tipo... Tipo Harry Potter con i dissenatori, che sentivo urlare. Bello! Lupo Mannaro? Bellissima sta statua, la voglio! Fighissima! Possiamo trasformare in un tasso mannaro? Ci starebbe. Aspetta. Interagisci. Qui? Boh. Vediamo questo qua che è acceso. Questo cambia. Ok. Ah, ok, dobbiamo mettere... però non sappiamo come accenderle. Forse così? No. Quindi questo qua, i due cerchi. Intanto mettiamo i due cerchi e sul 2, perfetto, l'abbiamo messo. Vedremo gli altri poi quando avremo la possibilità di accenderli. Allora, devo dire che sto gioco mi sta piacendo parecchio. No, da sotto. Per il momento mi sta piacendo, abbiamo visto ancora poco, però ci sta, secondo me ci sta un botto. Cioè, comunque è ricreato molto nei dettagli, non pensavo così tanto, cioè veramente dettagliatissimo come struttura del castello. Mi sta piacendo anche bene o male il sistema di combattimento, non è male secondo me. La storia ancora dobbiamo capirla, perché abbiamo visto veramente poco. Andiamo su. Oddio. Cerchiamo di non... Sarà la moglie che inseguiva il fantasma. Presumo sia la moglie. Oh, scusi. Ci dispiace. Guardate gli arazzi. Sì, dovrebbero essere... Sono un po' grandi, ma... In teoria. Aula del professor Fig. È molto utile la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. Ok.
Professore? Si può? Questa è l'aula... Ah no, sembra l'aula delle difese contro le arti oscure. Eccolo qua il professore. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, sono felice di vederla. Lo stesso vale per me. Per fortuna stai bene. Ho udito dell'attacco. Troll a Hogsmeade? I troll erano corazzati. Le armature emanavano un bagliore oscuro, come il collare del drago. Argento Goblin! Ranrok lo ha usato per controllare il drago. Ma come? E perché spedire i troll? Credo fossero lì per me. Ho sentito Ranrok parlare con Victor Rookwood. Ranrok era a Hogsmeade con Rookwood? I troll erano un diversivo ideato da Ranrok affinché Rookwood potesse catturarmi. E ci sarebbe riuscito se Sirona e i clienti dei Tre Manici di Scopa non fossero intervenuti. Una notizia pessima questa. Evidentemente i goblin di Ranrok e i maghi oscuri vogliono ciò che abbiamo trovato in quella camera blindata. Eh già, a quanto pare. Infatti ci eravamo lasciati... ai Tre Manici di Scopa con quel brutto ceffo che ci voleva prendere con sé. A proposito dei goblin alla Gringot, a proposito, vediamo. Della camera blindata, crede che Ranrok stia collaborando coi goblin della Gringot? No, i goblin della Gringot non sono certo amichevoli, ma non dubito affatto della loro integrità morale. Dopo quel che è successo a quel povero banchiere, oserei dire che i goblin della Gringot non amino Ranrok. Vogliono il medaglione. Ha detto di aver scoperto qualcosa al suo interno. Sì, sì. Ho scoperto un'iscrizione. Quando l'ho letta ad alta voce è apparsa questa mappa. Ingegnoso. Wow. È indubbiamente una mappa di Hogwarts, ma non so dove conduca. Conduce alla biblioteca, al reparto proibito per la precisione. E anche un po' oltre. Vedo tracce di magia lì sulla mappa. Sapevo che ci avresti visto qualcosa. Andiamo? Apprezzo il tuo entusiasmo. Anch'io non vedo l'ora di scoprire cosa si cela laggiù, ma... se la nostra esperienza alla Gringot, per non parlare di ciò che è accaduto a Miriam, mi ha insegnato qualcosa, è che ci troviamo su un sentiero irto di pericoli. Vorrei ti esercitassi un po' con la professoressa Hecate prima di proseguire. Signore, quanto potrà essere pericolosa la biblioteca? Magari cerchiamo solo un libro. Sì, forse. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Torna da me quando avrai migliorato le tue abilità difensive. Madonna, per andare in biblioteca. Informerò la professoressa Hecate del tuo arrivo. E se dobbiamo andare nella foresta proibita, che cazzo dobbiamo imparare? Va bene, comunque andremo a imparare questa nuova abilità, questa nuova difesa. Che carino. Va bene, facciamo girare. Chissà se c'è un trofeo per aver fatto girare abbastanza mappamondi. Bellina sta statuina, questo scimmiettino. Tanto spippolo dappertutto, guardo un po' dappertutto perché abbiamo i forzieri. Sciarpa dell'orologio Cremesi. Ah, bello, bello. Ok, va bene. Dovrò tornarci un'altra volta. Lo sappiamo, se possiamo uscire? Ok. Ma se faccio Revelio così... Ecco, Professor Fig... Come se la mia agenda non fosse già abbastanza piena, il ministero mi ha incaricato di organizzare alquanto sconveniente arrivo di un nuovo studente a Hogwarts del quinto anno per giunta. La professoressa Weasley insiste che sarà necessario nominare qualcuno che faccia da accompagnatore e mentore per aiutare il nuovo arrivo ad acclimatarsi prima dell'inizio delle lezioni. Assegno a lei questo compito. La prego di recarsi dalla professoressa Weasley per tutti i dettagli del caso. Professor Phineas Nigel Black, preside. Ok. Ok. Aspetta,
Guardiamo un attimo la lavagna. Intriganti come disegni, fighi. Bello, ci sta a guardare un po' tutto, dai. Collezione aggiornata. Non ho letto, figa. Troppo velocemente, troppo. Revelio. A sto punto Revelio in ogni dove dobbiamo fare, perché... Ok, vediamo un po'. Aha. Cos'è il bagno delle signore? Scusate. Faccio veloce. Ma se io volessi fare un bisogno, si può? Mazza e tubature, oh. Carino. Pozione di bellezza, eh? Non lo dirò a nessuno. Comunque ti dona proprio. Va bene, va bene. Specchio che parla, ci sta. Ammazza la... L'attaccapanni lì è un po'... Un po' di dubbio gusto, devo dire. Allora, scendiamo. Attenzione. Ho fatto un dribbling nel frattempo. E andiamo a lezione. Andiamo a parlare con la professoressa... Sentite la musica classica, quella che possiamo trovare negli aeroporti. Ah, ok, sempre qua, perfetto. Salve, prof. Ci spieghi tutto. Qual è il prossimo incantesimo? Sono qui per il nuovo incantesimo che voleva insegnarmi, professoressa. Bene. Il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. È utile per accendere torce, bruciare ragnatele e, se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Ci sembra piace. Versatile. Assolutamente già, sì. Abbiamo delle torce prima da accendere. Vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Alcuni ti potrebbero sorprendere, spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su incendio. Va bene signorina. Sai dove trovarmi quando hai finito. Ok. Vinci due round di bacchette incrociate. Porta a termine un round d'allenamento nella combinazione di incantesimi con Lucan Bradley. Bradley B. A quanto pare il club di bacchette incrociate non è così segreto come si pensa. Ah, proprio quello, cioè il... Ma pensa a te. Quello segreto che dovevamo fare. Hogsmeade dai troll. Non è che ti stai sforzando troppo di piacere a tutti? Infaustus. Vabbattene, affanculo. Attenzione. Il rogo delle streghe? Wow. Che sound. Allora, andiamo a vedere questo torneo delle bacchette. Questo... no, di qua. Ok. Di qua. Ok. Attenzione. Ah, che bello uscire allo scoperto. È un po' nuvolo oggi, eh. Non sia mai venisse a piovere. Chissà se l'hanno messa la pioggia. Bello. Ok. Revelio. Io un revelio ogni tanto lo faccio, che non si sa mai. E c'è un lucchetto che non possiamo aprire, perfetto. Oui. Oh no, non di nuovo. Ecco che esco dalla tazza felice. Me lo concesse Upraxia, al di direttrice. Una volta a settimana, questo era il patto. Mi tuffo nel bagno e resto lì. Ti prego, Pix, mi fai fare tardi.
Rancorous Carp cercò di fermarmi. Un vasetto usò per intrappolarmi. Miseramente fallì il suo stupido incanto e mi vendicai. Oh, non sapete quanto. Per placarmi la richiesta fu alquanto succosa. O di dispetti ne avrei fatti a iosa. Così lei accettò. Ma cazzo, è un fantasma. E mi accordò il diritto di tuffarmi nel bagno a capofitto. E la farò pagare. Madonna, malato, eh. Che cazzo di fantasma. Bagno infestato. A meno di un'impelletta necessità, sarebbe bene evitare questo specifico bagno. Pare che sia uno dei luoghi preferiti di Pix per organizzare i suoi scherzi. Chi è Pixis? Uno dei comandanti di Attack on Titan. Questo invece... Però questo mi sa che è delle donne. Cioè non... Eh già, non ci dicono niente se entriamo. Ok, proseguiamo. Bello. Bello il cavallo. Ok. Questo qua si può... Revelio. Mappa del Argyleshire. Questa mappa raffigura Argyleshire, oh, scusate la pronuncia, ma regione scozzese che ospita le isole Ebridi, terra natia del drago nero delle Ebridi. Va bene. Sono cambiato, te lo giuro. Andiamo, Annabel, è stato tanto tempo. Ah, bellissimo, non avevo notato l'ascia. Cioè, avevo notato che aveva qualcosa in mano, ma non che fosse un'ascia. Armato di ascia. Oh, oh, bello, bello. Sta per calare il sole, questo tramonto. Bellissimo. Mamma mia, che figata, ragazzi. Mi fa piacere vederti qui. Lucan è laggiù. Va bene, caro. Aspetta un attimo che dobbiamo fare delle cose noi. Attenzione, le pentole lì, che sono in bilico. Ok, pagine di Hogwarts. Ok, no, sono messe bene in equilibrio. Quello è il manichino. Ah, bello. Qua è dove si va per andare. Grande. Questo è il pendolo dove si esce da Hogwarts. Si va verso Hogsmeade, se non sbaglio, sì, nel film. Bellissimo, bellissimo. Ah, però, alla faccia. Posso dell'armatura. Aiutarti? Posso aiutarti? Che stai calmo, stai calmo. Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. Ok. Mi fa piacere saperlo. Umiltà, umiltà. Sebastian è un ottimo combattente. Immagino che per duellare sarà un vero spettacolo. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui, io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? Certo. Vai. Certo, duellare è un bel passatempo. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. La prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da solo. Allora, ti va di batterti? Vai. Fammi entrare. Pronti? Nell'arena. Spettacolare! Spacchiamo il culo a tutti. Dai, dai. Ti faremo pentire di averci provato. Mazza è cattiva. Signorina, l'altro col cappellino. Infrange gli scudi gialli con incantesimo di controllo, come l'incantesimo di levitazione levioso. Aggancia bersaglio R3. Ti permette di seguire i nemici senza mirare. Usa R per cambiare il bersaglio.
Ok. Lumo, le piove. Riparo. No, no, non riparo. Lumos. Levioso. Espulso. Comportati da vincente. Protego. Ok, aspettate un attimo che mi devo ricordare. Stupefaccio. Confriso. Ma qui quello che sai fare. Levioso. Difendo. Lumos. Levioso. E ridai questo... questo Lumos. No. No. Che figura di merda. No, no, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo, voglio riprovare di brutto. Sì, non sono ancora fuori gioco. Ma vaffanculo, va. Levioso. Protego. Expulso. Stupefaccio. Levioso. Levioso. Vai, 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 vai. Attenzione, allora pariamo. Rimaniamo indietro. Ok. Levioso. Ok, così. Bello. Vai. Anche alla bacchetta. Oh, adesso sì. Mi ero incasinato a bestia sui comandi, porca troia. Bel lavoro. Sebastian non si sbagliava su di te. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai il prossimo campione della scuola. Fantastico, puoi contarci. Lo farò. Anzi, il secondo duello ti attende. E ora che la tua iniziazione è conclusa, puoi accedere al manichino d'allenamento di bacchette incrociate. Un ottimo modo per diventare esperti di combinazioni magiche. Se vieni, te lo faccio vedere. Ancora congratulazioni per la tua prima vittoria a bacchette incrociate. Suona male. Bel combattimento. Spero di rivederti presto. Ma è un marmocchietto, cioè sarà in prima lui. È già... Allora. Felice di rivederti. Dobbiamo fare un altro di combattimento, quindi a sto punto ciao, posso usare il manichino d'addestramento? Ciao Lucan, il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Ciao Lucan. Il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo. Ho organizzato un incontro grandioso. Vuoi affrontare un altro duello? Yes. Sono pronto, vai. Sono pronto. Duelliamo. Mi piace, fantastico. Mi piace. Hai già un partner per il duello? No. Vai, sì, proviamo va. Lei. Cominciamo allora. Così, senza averlo chiesto. Umiliazione in arrivo. Oh, Corvo Nero. Ti chiedo scusa in anticipo. Poi? Qualcun altro che vuol dare insulti a gratis? Quindi contro tre addirittura, neanche contro due. Infraggi gli scudi viola con gli incantesimi energici come l'incantesimo di appello accio. Ah, cambiamo anche ste cose, no? Divento cretino adesso. Aggancia bersaglio ti permette, va bene, ok, quello di prima. No, cos'è successo? Oh. Arresto. Protego. Stupefaccio. Aha. Leviosa. Bello. Aia. Ah, ok. Oh, piano. Stupefaccio. Accio. Attenzione. Stupefaccio. Accio. Attenzione, dobbiamo stare attenti. Stupefaccio. Stupefaccio. Mi ha rischiato, eh. Lumos. Protetto. Stupefaccio.
Allora, patate. Attenzione. No. Proteggo. Stupefino. Levioso. Stupefino. Levioso. No. Porca troia. Ah, curiamoci. Che ti devo dire? Oh, per fortuna non ho scommesso su di te. Ti va di riprovarci? Eh certo che mi va. Porca troia. Benissimo. Non è così semplice come sembra, devo dire. Perché ti impappini a fare tutti i cosi. Attenzione. Stupido. Ma andiamo indietro. Levioso. Arresto un momento. Levioso. Lumo. No, sbagliato. Proteggo. Levioso. Lumo. Attenzione. Stupefico. Andiamo indietro, ok. Proteggo. Affanculo. Andiamo indietro, ok. Stupefico. Oh. Porca troia, tutti contro noi, ce l'avete? Lumos. Levioso. Accio. Proteggo. Porca vacca. Stupefico. Allora facciamo così. No, Lumos. Stupefico. Ma io non capisco perché. Oh. Quel duello. Sono abbastanza tosti, dai, diciamo, quando iniziano a essere più avversari. Ce l'ho messa tutta. Indubbiamente. Gli altri duellanti si erano già accorti di te, ma dopo quest'ultimo round vogliono davvero farti fuori tutti. Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, continua ad allenarti senza sosta. Ti farò sapere appena saremo pronti. A presto. Dobbiamo allenarci parecchio. Il prossimo round è quello decisivo. Sono tosti, mi impappino con i tasti, porca vacca. Bacchetta incrociata round 2, ok. Incarico della professoressa Eckert. Porta a termine un round di allenamento. Ok, sempre va bene. Facciamo sto round. Ciao, di allenamento. Posso usare il manichino da addestramento? Certamente, vado a prenderlo e ti do un elenco di combinazioni su cui esercitarti. Te la senti di provarci? Yes. Con grandissimo piacere. Assicurati di lanciare tutti i tuoi incantesimi prima che il manichino atterri. Se devi interrompere l'allenamento prima di averli finiti tutti, fammelo sapere. Va bene. Vediamo un po' sto manichino. Accio. Ok. 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 Levioso. Ok. Sei in forma. Levioso. Accio. Ok. Bel colpo. Bello, sarebbe da tenere a mente che lo tieni in aria. Te la sei cavata molto bene. Grazie. Grazie, Lucan. Dico sempre che è meglio scoprire i propri punti deboli in allenamento che in un vero duello. Chi ti sfiderà farà meglio a temerti. È saggio il marmocchietto, dai. Ok, abbiamo finito anche questo. Torniamo dalla professoressa così ci insegna incendio. Ok, vai, vai. Molto interessante questo qua dei duelli. Molto molto interessante. Mi devo un attimo. Devo un attimo imparare tutte le varie combinazioni da poter fare. Perché anche tenere su un nemico
che volteggia prima magari con Levioso, poi con Accio. Interessante come tecnica. E anche cercare di non farmi annodare le dita per far tutti i vari incantesimi, perché quello è il piccolo problema quando ci sono molti nemici. Però ci sta, dai, è divertente il sistema di combattimento. L'hanno creato abbastanza bene, a parer mio. Dopo immagino che potremo sbloccare altri incantesimi e andarli a equipaggiare in basso a destra, togliendo ovviamente fino a 4. Ah, che poi lo vedremo adesso, perché si sblocca incendio. Spero che il signor Brattleby abbia potuto riceverti e che le tue imprese siano state coronate dal successo. Sni. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronto a imparare incendio. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo. Per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. E anche noi. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Va bene. Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. Ok. Ok, e voilà, e incendio sia. Perfetto, hai appreso abbastanza incantesimi da dover assegnare incendio al tuo set incantesimi. Per farlo dovrai scambiarlo con un altro incantesimo. Menu di selezione incantesimi. Oh, bello. Permette di vedere nelle aree buie o di risolvere rompicapi che richiedono più punti luce. No, più luce, scusate. Ok. Qua abbiamo incendio, quindi fa danni ovviamente, figo. Questo incantesimo ha un raggio di d'azione limitato e richiede che il bersaglio sia vicino, infligge danni significativi e incendia alcuni oggetti. I nemici colpiti da attacchi pesanti sul fuoco, basati sul fuoco, continueranno a subire danni per qualche secondo. Durante questo periodo le collisioni causeranno esplosioni incendiarie. Figo. Quindi, così l'abbiamo selezionato. Tieni premuto per assegnare. Ok. Con cosa lo andiamo a scambiare? Non saprei. Per il momento facciamo l'humus, poi vediamo. Tanto comunque in un attimo possiamo andarla a cambiare. Completa gli incarichi, ok. Siamo arrivati a livello 7. Ok. Vediamo nuove missioni disponibili. Vediamo un po'. Segreti del reparto proibito. Aha. Devo tornare dal professor Fig e informarlo del fatto che ho preso incendio. Ritorno all'aula del professor Fig. Vabbè, terzo livello richiesto, incendio e ricompense disillusione. Bello, bello. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato qualche altra cosa. Vediamo un po'. Ah, abbiamo le impugnature per bacchetta. Fa vedere. Aviaria marrone, impugnatura bacchetta, una meravigliosa impugnatura attorcigliata di colore grigio chiaro, sormontata da un gufo d'oro. Ah, carino. Però no, preferisco tenere la bacchetta così per il momento. Poi se ne troveremo una veramente figa la faremo. Attenzione, con quale sciarpa. Questa è carina, però dai, adesso no, è ancora estate, non... Anche se dà più 5 di attacco, per il momento non ci interessa. Questa è la lettera per Fig da Black, che okay, l'abbiamo letta. Qua è la biglia lì, come si chiamano? Le gobbiglie di Zenobia. Collezione, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato. Impugnatura bacchetta, va bene. Qui invece pagine relevo, revelio.
Ok. Ah, ok, vabbè, tutte quelle che abbiamo sbloccato se le mette qua. Perfetto, perfetto. Sfide, invece, abbiamo completato qualche sfida. Sciarpa dello studente provetto. Ok. Completo dello studente provetto, attenzione. Ah, ok, giusto, non l'abbiamo ancora. Questa l'abbiamo riscattata, questa ancora no. Questo ok. Guanti fortunati del lepricano. Ok. Qua abbiamo qualche cosa. Guanti dei paramenti di Hogwarts, ok. Ammazza, copri capo. Che brutto. Mamma mia. Va bene. Va bene, va bene. Altro? Collezioni? Ah, vabbè, immagino che siano gli indumenti, infatti. Ok, basta. Va bene, va bene. Torniamo a noi, torniamo a noi. Andiamo dal professor Fig. C'è il manichino. Aspettate un attimo che lo aggiungo sulla mappa, perché sennò diventiamo cretini. O comunque è grande, cioè nel senso, ce n'è di spazio per girare su e giù da sto castello, perché comunque guardate qua quanta roba c'è, cioè vai su, giù, vai destra, sinistra. Cos'è? Un gatto. Beh, le coccoline e i gatti ci stanno, dai. Peccato, non ci sono i cani. Ok, procediamo. Oh, scusi. Mamma mia, che figata, che figata. Professore, siamo tornati. Abbiamo imparato incendio. Dobbiamo accenderle la pipa? Aspetta, aspettiamo. Ah, eccoti qui. Ma cosa c'eravamo, addormentati sul tappeto? Salve, signore. Sarà lieto di sapere che ho lavorato alle mie abilità difensive con la professoressa Hecate. Ho sentito. Mi ha riferito che te la cavi bene con la bacchetta nuova. Devi continuare a esercitarti con lei e con gli altri professori per migliorare le tue abilità. Detto questo, non voglio rimandare ancora la nostra visita alla biblioteca. Bene, andiamo avanti. Fig, ho un lavoro per lei. Venga. Preside, sono con uno studente. Il mio programma... Il suo programma aspetterà, così come anche il suo studente. Dopo tutti i problemi che mi ha causato con Osric, pensavo che sarebbe stato ansioso di rimediare. Nel mio ufficio, tra 5 minuti. Che maleducazione. Ma che preside è? Dovrebbe dare il buon esempio. L'uomo è esasperante. Abbastanza. Purtroppo la nostra visita al reparto proibito dovrà aspettare ancora un po'. Ma professore! Non abbiamo scelta. Non sarebbe saggio provocare ulteriormente il nostro illustre preside. Verrò a cercarti una volta assolto agli obblighi che mi attendono. Dai, tra circa 100 anni ce ne sarà uno migliore, vai tranquillo. Parla con Sebastian, va bene, parliamo con Sebastian. Sebastian ha detto di essersi intrufolato nel reparto proibito. Magari saprà aiutarmi. Ah, iniziamo già a fare i teppisti, bene, bene. Io volevo andare un attimo di sopra. Voglio capire dove cacchio è. Ehi, puoi aiutarmi? Sentiamo cosa vuole il nostro compagno di casa. Ciao, stavi chiamando me? Sì, ho pensato che avendo entrambi la costanza dei Tasso Rosso, volessi partecipare a una piccola avventura insieme a me. Per la precisione, si tratta di seguire una mappa. Sempre meglio che combattere contro i troll, no? Ho chiesto anche a Poppy, ma non sono riuscito a separarla dal suo Puffskin.
Ho trovato due mappe in giro. Entrambe puntano a luoghi di Hogwarts. Ti va di seguirne una? Sembra interessante. Una mappa del tesoro di Hogwarts. Ci sto. Meraviglioso! Hogwarts mi affascina. Puoi tenere tutti i tesori che troverai grazie alla mappa. A me basta sapere dove conduce. Forse ci darò un'occhiata. Sentiamo se hai idea. Da dove dovrei iniziare, secondo te? Dopo aver scorso rapidamente la tua mappa, ti suggerirei di provare vicino all'aula della Hecat. Ok. D'accordo. Se trovo il tempo, le darò un'occhiata. Va bene. Se scopri qualcosa, torna qui da me. Quindi, vediamo un po'. Qua dice di andare lì dove c'è il scheletro di rinoceronte. Questo simbolo qua nel quadro. E la porta del giardino. Ok, cioè sì, ho capito i luoghi, ma non... Trova il primo luogo indicato sulla mappa del tesoro di Arthur. Sto cercando di far crescere gli asfodeli nelle serre. Il fiore. E poi i lupi mannari si sono uniti Goblin alla rivolta dei Goblin. Lupi mannari, per di più. Ma nel 1752... Al termine della quale il ministro della magia era Albert Butt. Non è vero? Ma che divertimento! Allora resto un po'. Tifo per quel ragazzo che di mentire ti accusò. Fix. Era Albert Butt. Non è vero, era Basil Flack. Ripeto. Ribbio, questo sì che è un attacco. Non capisco. Sta per Bacco. Smettila, Pix, ci metterei nei guai. Nei guai finirai, ma per Pix non è un problema. Lei dice Butt, lui dice Flack. Chi ha la ragione Pix, suprema? Basta. Così rischiamo di finire in Ma non il gatto, volevo aprire. E comunque avete torto tutte e due. Ma che sta succedendo? Volano. Non era Flack, ma siete tutti nei guai a causa del professor Black. Non capisco sti indovinelli, sinceramente. Non li capisco. Ah, boh, non li capisco. Revelio! Cioè, ma infatti il forziere è dentro, ma se non capisco come funzionano... Ma porca vacca, come faccio? Ok, e quindi... Boh. Aspettate che c'è una pagina da prendere. Vieni qua dove scappi. La professoressa Weasley ha detto che mi avrebbe aiutato con gli incantesimi di trasfigurazione. Belle. Le costellazioni, che figata. Belline. L'altro giorno sono quasi svenuta. Ok, eccolo qua. Vediamo un po'. Ah, lo scheletro di un rinoceronte. Sono sulla strada giusta. Revelio! Ma... Ok, quindi... Usciamo in giardino? Sì, proviamo. Ok. Dovrò tenere gli occhi aperti. Ecco la fontana. Dobbiamo andare di qua. Le chiavi di Dedalo. Qui non dobbiamo sono andare. Meravigliose. Era qua che dovevamo andare. Revelio. Ti ha spaventato! Questo assomiglia al ritratto sulla mappa. Eccolo. Dove sarà il tesoro? Accio! Wow. Dentro il ritratto era nascosta una porta. Figo! Oh, bellissimo sto segreto. Chissà com'è andata la ricerca di Arthur. Autentica uniforme e vaffanculo, se rimanesse un secondo in più sarebbe il top. Revelio!
Levioso! No, forse non abbiamo l'incantesimo. Non vorrei dargli fuoco, sinceramente. Va bene, e uno l'abbiamo trovato ed era un indumento che ci sta, ci sta. Adesso magari lo andiamo a vedere. Sono riapparse le chiavi di Dedalo. Non sono meravigliose? Sono queste le chiavi di Dedalo? Da noi si chiamano dente di leone. O almeno come Sid il Bradipo ci insegna. Che bello. Mamma mia, che figata, ragazzi. Cioè, è bellissimo. Potrei stare qua ad ammirare il castello per ore. Cioè, è veramente figo. Mamma mia. Perché non esiste davvero? Perché non l'hanno creato? Queste cose bisognerebbe creare, dai. Ma sai che figata. Autentica uniforme da storico. Ok. Vediamo qua, nessun incarico. Il tesoro del castello. Ah, torna da Arthur. Allora, facciamo così, torniamo da Arthur, gli diciamo: guarda, abbiamo trovato l'abito di qua di là, siamo stati bravi. Dovrò tenere gli occhi aperti, le gobiglie di Zenobia sono in punti elevati. E poi ci salutiamo, perché sennò viene troppo lungo, anche se mi sto perdendo a fare di tutto e di più, come al solito in questi giochi. Sono talmente tante cose da fare, tante cose da vedere, che ti perdi, non vai più avanti nella storia perché ti perdi a esplorare, a guardare, a fare... a dire cose, ad accarezzare gatti. Allora, Arthur, stai un po' troppo nel casino però, eh. Pure si è spostato, maledetto. Dov'è andato? Eccolo qua. Trovato niente? Sì, caro, invece sì. Ciao, Arthur. Ti farà piacere sapere che la mia mappa mi ha condotto a una porta nascosta dentro un ritratto. Ah, geniale! La mia l'ha rimessa per le barche. Avevo appena trovato il tesoro quando ho visto il preside avvicinarsi. Mi ha cacciato via, ma ho fatto in tempo a prendere un po' di galeoni. Tu che hai trovato? Ho trovato quella che credo sia un'autentica uniforme da storico. Ah, che fortuna! Direi che è andata bene a tutti e due. Sono felice di averti chiesto di partecipare. Ok. Vai con il prossimo mistero di Hogwarts. Bene, missione completata. Vale la pena l'ufficio della Weasley. Magari c'è qualcosa di interessante. Ah, hai capito, il signorino lì, sotto sotto, io di qua, io di là, non faccio niente. Esploriamo. Ah, va a ficca nasare in tutte le stanze. Bravo, bravo. Bene, bene. Ok. Questo qua sta girando con sta bacchetta, non si sa alla ricerca di cosa, ma magari lo scopriremo più avanti. A sto punto direi che ci possiamo salutare qui. Siamo andati leggermente avanti, non più di tanto. È stata una puntata molto esplorativa. Ah, scusate, mi perdo a guardare in giro. Purtroppo mi piace tanto sta cosa. Questo castello è meraviglioso, l'hanno fatto veramente bene, cioè ci sta, aperti. Ci sta. Le gobiglie di Zenobia. E ridagli queste gobiglie, madonna mia. Volevo vedere un attimo una cosa prima di salutarci. Le missioni, madonna, dove va l'analogico? Ah, ok, segreti. Ah, è vero, dovevamo andare da Sebastian. Quindi lo faremo la prossima puntata. Adesso ci fermiamo qua, che sarà già venuto abbastanza lungo, non le voglio fare troppo lunghe, anche perché tra editare e poi farlo esportare, eccetera, caricarlo su YouTube, una cosa e un'altra, ci vuole una vita. Quindi, a sto punto, vi invito a mettere un mi piace, a commentare, iscrivervi, a condividere il video, fate quello che volete, se volete seguire le nostre avventure. Ditemi la vostra, se vi sta piacendo, se lo state giocando.
eccetera eccetera. Qualsiasi commento è ben gradito, anche qualche suggerimento, niente spoiler per favore, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.